Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, video sui prodotti per la pulizia della casa, ecologici e super low cost. Allora è un pezzo che penso se fare o meno questo video, mi sembrava fare molto la massaia, però poi ho visto il video di Tatiana, della mia amica Tatiana, ti mando un bacio Tatiana, del canale Tatiana Lu, che appunto ne parlava e ho preso il coraggio per farlo e per condividere, anche perché spero di poter essere di aiuto, perché per quello che riguarda la pulizia della casa non occorre spendere chissà cosa per dei prodotti. Quelli che ho io sono tutti prodotti super low cost, ma più low cost non si può, di facile reperibilità e non inquinano per niente l'ambiente. E poi volevo farvi vedere anche gli occhiali nuovi, per cui così mi dite se mi piacciono o meno. Preferisco quelli rossi perché sono anti-age, non mi nascondono le occhiaie e le borse, però questi per stare in casa vanno più che bene. Allora, partiamo col primo prodotto low cost, low cost, low cost che io amo, che ho scoperto da un anno, è questo sapone puro, sapone di Marsiglia puro, al 70% di olio d'oliva. Allora, io ho comprato la versione media come taglia, c'è un po' più piccolo, c'è un po' più grande, la più grande è più difficile da tenere in mano. È un marchio, un brand francese, quello tra i più conosciuti, magari vi lascio il link del sito. Io l'ho pagato 3,50 euro, non c'è neanche la confezione di cartone, c'è solo una confezione minima di plastica. A Treviso io l'ho comprato alla Spiga d'Oro, comunque lo si può trovare online o nei negozi biologici, insomma, anche su Macro Librarsi o il Giardino dei Libri, comunque non è difficile da trovare. Non è il sapone di Aleppo, è il sapone di Marsiglia puro. Ci sono quattro ingredienti in tutto, ricetta antichissima e segreta. Con questo io lavo tutto e grazie a questo, al suo profumo che a me piace tantissimo, sono diventata maniaca della pulizia, cioè ogni pretesto pur di usarlo per pulire mi metto, prendo e parto. Allora, questo l'ho usato inizialmente per pulire i sanitari del bagno e profuma tantissimo. Il profumo di pulito che rilascia il sapone di Marsiglia, secondo me, è ineguagliabile. Pulisce, disinfetta, è tutto bello, brillante e la profumazione non guasta. Lo uso anche come antimacchia sui capi sporchi, prima di metterli in lavatrice o di lavarli a mano. Questo toglie anche l'unto, anche le macchie più difficili, lo si lascia agire. Poi io prendo la spazzolina per lavarsi le unghie grattugio, gratto, lo ribagno, posso lasciarlo lì anche tutta una notte, poi faccio il suo lavaggio in lavatrice appunto a mano e la macchia va via veramente, quelli che sono gli aloni in tutto. Pulisco anche a volte se è un po' più sporco del solito, ci sono macchie un po' antipatiche, il tavolo della cucina. Ho pulito anche il tavolo del salotto che è in legno lucido, era un po' appiccicoso, faceva un po' schifezza. Ho tolto tutto perché serve solo per metterci le foto, quel tavolo lì. Ho grattato non con energia, non chiaramente da rovinare il tavolo, però l'ho passato per bene, poi ho usato un panno in microfibra per asciugare e il tavolo è venuto lucido, bello, ineguagliabile. E poi cos'altro pulisco? Pulisco, lavo perla con il sapone di Marsiglia. Nel Deplian, appunto, di Maurice Febvre, che è il brand di questo sapone di Marsiglia, viene indicato anche per lavare gli animali, perfino i cavalli, l'argenteria. E io lavo perla. Avevo sentito il veterinario perché mi ero fatto un attimo di ragguaglio, ho detto boh, che non faccia una cavolata. Mi ha detto: guarda, è il miglior prodotto che ci sia. Col sapone di Marsiglia viene indicato anche per le pelli delicate, appunto, siccome c'è il 70% di olio d'oliva, viene indicato per pelli delicate, per chi ha eczemi, eritemi. Io sul corpo non l'ho mai provato. So che c'è anche la versione bianca, che appunto è un po' più delicata. E comunque, tornando al discorso di perla, io chiaramente a lei poi faccio risciacquo di acqua e aceto. E io vedo che soprattutto d'inverno quelli che sono gli odori anche per l'umido, per la pioggia, perché poi andiamo sempre in mezzo ai campi un po' a camminare, sono meno presenti e anche il bagnetto lo posso diradare di più e anche funziona anche come antipulito.
antipulci. Io ogni tanto, sebbene gli mettessi le fialette antipulci che non mi piacciono, però bisogna mettergliele, ho visto che si grattava comunque. Ho visto che da quando la lavo col sapone di Marsiglia si gratta molto meno, o comunque non si gratta più, e anche d'inverno gli odori sono meno presenti. Per cui un prodotto super ecologico, super consigliato, cercatelo, imparate a usarlo. Allora io lo strego o direttamente sulla vasca, sui sanitari, oppure l'ho messo su una spugna e poi passo. Però è super consigliato. Poi, ritornando al discorso dell'acqua, aceto, ecco, l'aceto di vino, questo qui è un altro prodotto per me multiuso, indiscutibile, costa 80 centesimi, a volte prendo la confezione da 2 litri. Con questo lavo principalmente i pavimenti. Diciamo che la profumazione dell'aceto non è che mi piace tantissimo, però insomma apro le finestre, passa un po' d'aria, dopo comunque metto un po' di profumo sulle tende, l'odore va via. Ho fatto anche uno spruzzino di acqua e aceto proprio per il tavolo della cucina, per essere più pratica per le cose più a portata di mano. È un anticalcare, per cui lo spruzzo sui sanitari del bagno. Uso l'aceto anche come anticalcare quando devo pulire il bollitore. Lo scaldo, ci metto dentro acqua e aceto, faccio un giro o due a seconda di quanto calcare è, poi uso la spugnetta, lo pulisco e va alla perfezione. Acqua e aceto, a volte se è brutto tempo, piove, non ha senso che lavo perla perché poi il giorno dopo sarebbe punto e a capo. A volte uso solo anche l'acqua e aceto, la strofino bene e mi aiuta a portare avanti il bagno. L'acqua e aceto ultimamente io la uso anche per pulire lo specchio del bagno, non mi lascia aloni. Uso dei panni microfibra del Lidl, che quelli super economici. Non mi lascia aloni, per cui veramente anche questo è un prodotto che uso dappertutto. L'aceto, spero di ricordarmi di dire tutto, volevo prepararmi le cose, ma non ho avuto tempo o voglia. E quando uso l'aceto come ammorbidente nella lavatrice, io non uso altri tipi di ammorbidenti, metto l'aceto, la lavatrice è 20 anni che ce l'ho, non si è mai rotto, non ha mai avuto calcare anche per quello. E quando ho qualcosa di nuovo e sono spesso magari capi colorati, li lavo a mano e ci metto dentro un bicchiere di aceto di vino per fissare il colore. Diciamo che comunque un po' lo perde, però non ne perde a volontà o cosa, comunque aiuta a mantenere fermi e fedeli i colori. Poi stiamo ancora stiamo sui detersivi. Per il bucato a mano in lavatrice c'è questo qua, il sapone alghe vegetale che ho comprato, poi pare che costi 2 euro, 2,50 euro. Il Tigo Touch, c'è anche la saponetta, però io mi trovo meglio con questo liquido che ha un buonissimo, buonissimo, buonissimo profumo. Magari me lo bevo adesso e può andare sia per la lavatrice appunto che per i capi a mano. In lavatrice, allora, se sono prodotti, se sono capi che sono macchiati o cosa, uso il sapone di Marsiglia. Però per togliere, ad esempio, nei capi bianchi, siccome io non faccio la lavatrice per il bianco, separato dal colore, metto tutto assieme, uso la soda Solvay. Anche questa super ecologica, super economica. Dirò che non è proprio facile trovarla dappertutto. E qui ti dà ancora le indicazioni per la cucina, per i pavimenti, per il bucato, insomma per un sacco di cose. Io metto 2 bei cucchiai di soda Solvay nella lavatrice e faccio il bucato. Lo uso anche se lavo dei capi, magari per i reggiseni, quelli estivi bianchi, che sono magari diventano un po' grigi, lo uso anche per il bucato a mano. Ho provato a lavare il pavimento quando magari avevo finito l'aceto. Pulisce bene, bisogna stare attenti a non metterne tanto perché sennò lascia un po' degli aloni. Però anche questo è un prodotto super low cost, anche questo volendo si può fare uno spruzzino come ho fatto per l'acqua e l'aceto. Sto pensando se mi sto dimenticando qualcosa. Poi altro prodotto super low cost che io ho messo dentro questa scatola di lata, sapete che io riciclo tutto, è il bicarbonato. Adesso non è che questo sale qua. E questo qui lo butto giù per il water alla sera quando magari si forma il calcare, e magari che non tiro la notte, che non tiro l'acqua durante la notte, lo metto nello spruzzino del water, nella spazzolina del water. Metto un po' di bicarbonato anche su una tazzina da caffè, lo lascio dentro nel frigo perché assorba gli odori. Pulisco anche pulisco i pavimenti, qualche volta sì, anche questo, facendo attenzione a metterne troppo, sennò anche questo, essendo un sale, mi lascia un po' gli aloni. Pulisco i tappeti,
ci faccio anche il deodorante, pulisco i tappeti, metto, siccome Perla è abituata molto bene come zona relax, prende sempre i tappeti per andare a fare colazione, merenda e merendino, io una volta al mese, beh, li metto sempre fuori a sbattere, chiaramente li aspiro, però una volta al mese butto un bel po' di carbonato sul tappeto, lo massaggio, faccio che sia bello sparso dappertutto, lo lascio là tutta una giornata, volendo anche di più. C'è chi a volte ho visto arrotola il tappeto e magari mette anche qualche goccia di olio essenziale, io non arrotoli, non metto olio essenziale, il giorno dopo aspiro, viene profumato, cioè profumato, vengono tolti gli odori, comunque è bello, pulito e lucido, e per da un mese all'altro dura tantissimo, per cui anche il bicarbonato per qualsiasi cosa a casa mia non manca, tant'è che avevo fatto anche per questo uno spruzzino, però lo spruzzino mi piace meno, sarà lo spruzzo che va un po' dappertutto, poi mi trovo gli schizzi di sale un po' in giro sul pavimento, cosa preferisco l'aceto. Comunque, questo anche per farvi vedere che di tanto in tanto, siccome a me piace avere la casa profumata, sono appassionata di oli essenziali, di tanto in tanto quando ci sono dei prodotti in offerta multiuso così come questo l'eucalipto, li compro. Questo è di Ecocer, l'avevo pagato anche questo 2,50 € in promozione. Una buonissima profumazione all'eucalipto, però io questi qua me li faccio fuori una settimana, proprio perché mi piace tanto la profumazione, continuo a spruzzare, 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 lavare, passare, cioè sono esagerata, ecco. Però poi riciclo l'erogatore e lo tengo. E uso meno comunque il bicarbonato, uso molto di più l'acqua e l'aceto per spruzzino, per pulire così, per passare sopra i tavoli come detergente svelto e rapido. Sto guardando poi come antimacchie. Allora, prima di scoprire il sapone di Marsiglia appunto per trattare le macchie, avevo preso questo qua sgrassatore capo emulsio naturale. L'avevo preso a Lidl, avevo preso anche una ricarica piccolina tipo una fialetta. E per appunto smacchiare i capi prima di buttarli in lavatrice e di lavarli a mano, mi sono trovata bene. Smacchia, anche questo si lascia agire, si gratta un po', lo uso molto meno, infatti sto facendo fatica a finirlo, lo uso anche se c'è qualche macchia magari sul tavolo della cucina, ho macchiato di propoli, questo qui lo lascio lì alla schiumetta, lo lascio agire, si pulisce, ha un buon profumo. E lo uso appunto per i pavimenti, non credo che lo ricomprerò, c'è appunto una ricarica, però finita la ricarica poi non lo compro più, questo lo si trova anche al Tigotà, non mi ricordo cosa costa. Poi sodo solvel bicarbonato ve l'ho detto, poi questo qui per la lavastoviglie sono le tavolette ecologiche che ho comprato, ce ne ho di diversi tipi, vedete, queste sono quelle di Pierpaoli e poi ci sono queste che ho comprato al Tigotà. Allora, diciamo che qui è ancora un po' una pecca, nel senso che noi la lavastoviglie la facciamo, mi pare, a 27 gradi come temperatura, tendono a non sciogliersi a volte le pasticche, le trovo ancora i grumi un po' in giro, però per fortuna noi non è che abbiamo chissà quali piatti sporchi o cosa, anche perché una sciacquata prima di metterli in lavastoviglie a volte gliela diamo sempre. Però dai, è un giusto compromesso, sono anche come prezzo, come numero di qualità, con quantità sono certificati Ecolabel, e va, sono 50 tavolette, quello che compro, che trovo lì al Tigotà, insomma basta che siano ecologiche, ecco, bio. Non trovo che ci sia tanta differenza una dall'altra, io non faccio lavastoviglie a gradi alti, ecco. Questa è una cosa. Poi mi pare di. Ah, i vetri. Prima di usare l'aceto, cosa? Usavo questo. Allora, questo io non mi ricordo su quale supermercato l'ho comprato, però diciamo che tutte le linee supermercati adesso fanno una linea bio per i prodotti della casa, sono tutti uguali. Io prima di questo avevo comprato quello del Lidl. Che però non è un continuativo, lo si trova di tanto in tanto, l'avevo finito, non c'era, sono andata, non mi ricordo anche, Conad, ecco la Conad, e ho preso questo qua, pulisce bene, non lascia aloni, ha una leggera profumazione, dice con 50% di plastica raccolta da post consumo. Buono, anche questo non è eccessivamente caro, il Lidl anche ne fa uno simile, sono tutti e due uguali. Dipende, uso l'aceto ultimamente, però magari per i vetri della cucina, che insomma, se devo stare un po' più attenta, che magari
una volta l'aceto fa l'olio o no, insomma dipende. Adesso c'ho questo. Non so se lo ricompro una volta finito, può essere, una volta ogni tanto, in sostituzione dell'acqua e aceto, può andare. Come ultimo prodotto per il water, anche questa è una cosa che è nuova, che l'ho trovata, no, nuova, nel senso ho comprato la confezione nuova, ma provato e riprovato, è questo qui, V5, della Eco, questo è certificato, sì, dovrebbe essere. Avere una certificazione Ecolabel è quello che si trovano alla Lidl, che questo è 1,50 euro, poco, lo uso per il water, per la parte sotto, e ogni tanto lo butto anche così in fondo, insomma c'è la versione al limone, un'altra versione, insomma buoni, ecco, diciamo che insomma vengono buttati là e poi si passa con la spugna, però anche questi insomma non sono cari, non sono facilmente reperibili, ecco, non è che bisogna per forza comprare prodotti online, ecco, ormai si trovano dappertutto di tutti i prodotti ecologici così più o meno cari e tutto quanto. Adesso io non vado a comprare ammorbidenti perché uso l'aceto. Se uno non vuole usare l'aceto perché non piace, c'è l'acido citrico, insomma ci sono tante soluzioni. Io su questo ho voluto parlarvi più che altro di quelle proprio low cost, perché anche l'acido citrico in bustine, ho visto al Tigotà, costa, oppure nei negozi specializzati. Poi a me non me ne frega dell'acido citrico, metto dentro l'aceto e sono a posto. Questi sono veramente prodotti super economici, facili da trovare, non inquinano, e io che sono un po' esagerata a volte nell'uso dei detersivi, mi sento con la coscienza sporca, continuo a buttare, ma insomma, ecco, non scarico robe nocive. Spero di avervi detto tutto, di non aver dimenticato niente, sto riguardando, scusatemi. E basta, se avete anche voi dei prodotti low cost, facilmente reperibili e ecologici, soprattutto segnatemelo. E spero di avervi dato qualche consiglio, qualche suggerimento. Cerchiamo magari di usare meno plastica possibile e di fare attenzione. Con questo è tutto, io vi ringrazio per aver guardato il video, per seguirmi, ringrazio anche i nuovi iscritti, ci vediamo per un nuovo video, non lo so quando, ma non tanto in là, dai, c'ho un po' di prodotti finiti da farvi vedere. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e a presto, ciao!